A Papua Nuova Guinea, le cime acquitrinose delle montagne, le foreste di media altitudine e gli altipiani immersi nel verde delle coltivazioni costituiscono l'habitat naturale di 38 specie diverse di uccelli del paradiso. L'illustratore e naturalista australiano Bill Cooper è qui per osservare questi uccelli e per ritrarli dal vivo. Quale naturalista, Bill Cooper è interessato all'habitat degli uccelli nel suo complesso e quindi a tutte le forme di vita animale e vegetale presenti sia nelle pianure sia nelle foreste montane. Seguendo il richiamo di un uccello al limitare della foresta, raggiunge l'albero dove un esemplare della paradisea raggiana sta eseguendo una parata amorosa. La specie è presente in una vasta area di Papua Nuova Guinea, a partire dal livello del mare fino ad un'altitudine di 1500 metri. Il maschio si accoppia con numerose femmine e non prende parte alla nidificazione. Per il suo piumaggio variopinto, il maschio della paradisea raggiana è oggetto da secoli di una spietata caccia da parte dell'uomo. Fortunatamente la marcata poligamia di questi uccelli consente a pochi maschi maturi di perpetuare la specie. La livrea nuziale compare all'età di 5 anni, ma la maturità sessuale viene raggiunta prima. Perciò, eventualmente, anche i giovani maschi color nocciola sono già in grado di riprodursi. Il commercio delle piume di questi uccelli aveva raggiunto livelli preoccupanti alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quando furono esportate persino in Europa. Ancora oggi la specie viene cacciata, ma le piume sono usate esclusivamente a Papua per adornare i copricapi da cerimonia delle popolazioni locali.
La femmina è bruna e più piccola del maschio, ma la scelta del partner spetta a lei. Sono frequenti manifestazioni di aggressività tra le femmine in competizione per l'accoppiamento. La nidificazione e l'allevamento dei piccoli saranno affidati interamente alla madre. Per il maschio, il corteggiamento è un momento di grande tensione. Deve riuscire a trovare un giusto equilibrio tra il suo naturale istinto aggressivo nei confronti di ogni intruso che sconfina nel suo territorio e il desiderio di attirarvi la femmina. Deve mostrarsi protettivo, cercando di tenere vicino a sé la compagna e mantenere vivo il suo interesse con elaborate esibizioni del piumaggio. Il comportamento all'interno dell'arena è stabilito da regole ben precise. Per sancire il proprio diritto su un territorio, i maschi eseguono dei rituali di lotta, di parata e di canto, emettendo sonori versi d'ammonimento. Le catene montuose rappresentano una vera e propria barriera per gli uccelli del paradiso che vivono a bassa quota. Avviene così che la paradisea raggiana vive su un versante della catena, mentre sull'altro si trova una specie affine, la paradisea minore. I numerosi abitanti degli altipiani occidentali, sulle pendici del monte Wilhelm, sono i principali utilizzatori delle piume variopinte degli uccelli del paradiso. Chris Healy è un antropologo che sta compiendo uno studio sull'uso delle piume degli uccelli del paradiso tra le popolazioni degli altipiani occidentali. L'area della ricerca ha come centro Zhuangcai, un piccolo insediamento posto sulla via commerciale che unisce la valle di Jimi a quella di Simbai. Ha molte domande da porre. Dove si trovano gli alberi sui quali avviene la parata nuziale? A chi appartengono? Quanti uccelli del paradiso sono stati uccisi nel corso di questa stagione? Vuole anche verificare se la legge che vieta l'uso di armi da fuoco viene rispettata. Infatti, la caccia agli uccelli del paradiso è consentita solo con i mezzi tradizionali delle tribù locali, trappole o arco e frecce. Questo sperduto villaggio, lontano dal controllo delle autorità e delle missioni, è un buon punto di partenza per un'indagine sul commercio delle piume e sul loro valore culturale. A
Ai piedi del villaggio, il terreno è stato disboscato per far posto alle coltivazioni. Più in alto, a 2000 metri di quota, le antiche foreste primarie ospitano molte specie di uccelli del paradiso, come la paradisea della principessa Stefania, la paradisea dal becco a falce e quella del re di Sassonia. In piccole comunità isolate come questa, con una produzione agricola insufficiente ad alimentare il commercio, gli scambi di piume assumono un ruolo molto importante. La richiesta aumenta nei giorni che precedono le grandi cerimonie del Monte Hagen e quelle di Goroka, o alla vigilia di importanti mercati dei suini. Le piume qui hanno un profondo valore simbolico per chi le possiede. Sono segni distintivi di ricchezza da esibire durante le cerimonie o da prestare ai parenti dietro compenso. Come gli status symbol del mondo occidentale, qui le piume contraddistinguono l'uomo di prestigio e conferiscono pertanto al proprietario una grande stima di sé. Le piume screziate nero-blu della paradisea del re di Sassonia sono tra le più pregiate. Per la caccia di questo uccello, gli uomini costruiscono dei capanni in alta montagna. Invocano la protezione degli spiriti degli uomini uccisi in battaglia che abiterebbero le foreste tra le nuvole. Le piume degli uccelli del paradiso vengono barattate con maiali, asce, conchiglie e altri oggetti preziosi. Nella sua indagine sui valori economici e culturali che gli uccelli del paradiso rivestono per queste popolazioni, Chris Healy raccoglie anche dati che saranno di grande utilità per avviare un progetto di salvaguardia di queste specie. Ogni 10-15 anni, sugli altipiani occidentali, vengono uccise alcune migliaia di suini per una grande festa che chiama raccolta gli abitanti di villaggi un tempo nemici. È tradizione che ogni uomo partecipi alla celebrazione almeno una volta nella vita. La festa rappresenta l'ultima fase di un elaborato rituale fondato sullo scambio di doni, il Moga, e inizia all'interno dei singoli clan per poi estendersi con il grande Moga ai villaggi vicini. La festa culmina con il solenne sacrificio dei maiali. Un tempo il Moga rappresentava un risarcimento in maiali e in conchiglie di madreperla per l'uccisione di uomini delle tribù rivali. Ora che le lotte tribali sono proibite, gli uomini più autorevoli del clan si servono del Moga per affermare il loro status. Per partecipare, ognuno deve offrire più di quanto ha ricevuto. Gli uomini considerano il Moga una sorta di cordata che unisce i nemici di un tempo. Qui i padroni di casa sono i Keparka, che hanno costruito lunghe capanne attorno al luogo delle cerimonie per ospitare migliaia di visitatori. Gli uomini onorano l'occasione portando con sé i loro preziosi tesori di piume. I convenuti si dipingono il viso con colori coordinati ai copricapi. Le donne preferiscono il rosso, il colore della seduzione. Gli uomini usano una base di carbone che meglio si intona alle barbe. Il corpo deve risplendere di grasso di maiale o di olio di pandano. È molto sentita la necessità di presentarsi nell'aspetto migliore per non perdere il proprio prestigio nella comunità. Questa donna sposata, che prenderà parte alle danze, indossa un copricapo di lunghe penne timoniere della paradisea della principessa Stefania, penne di pappagallo e piume di paradisea raggiana. Quando i decessi e gli aborti sono numerosi, quando la carestia, le malattie, la pioggia o la siccità infuriano, i Papua ne ricercano le cause. Perlustrano le cime delle colline spoglie o altri luoghi che ritengono posseduti dal male.
quando trovano delle pietre levigate dall'azione dell'acqua, che essi associano alla presenza di uno spirito potente, le portano ad un anziano nella casa degli spiriti. Mentre i membri dei diversi clan danzano attorno alla casa degli spiriti, l'anziano esorcizza le pietre cospargendole di strutto e seppellendole con la carne di un maiale sacrificato per l'occasione. Gli uomini abbattono la simbolica parete e danzano per esternare la loro gioia, ora che lo spirito maligno è stato placato. Il grande moga è l'unica cerimonia durante la quale danzano anche le donne sposate. Indossano copricapi elaborati e talvolta sono accompagnate dalle giovani figlie. È la loro ricompensa per aver allevato i maiali che ora i mariti sacrificano per acquistare prestigio. Le lunghe penne della paradisea del re di Sassonia sono il segno di riconoscimento di chi ha offerto i propri maiali per il grande moga. Al Moga partecipano oggi anche gli abitanti di villaggi un tempo nemici e il raduno diventa un momento d'incontro per tutte le tribù degli altipiani del Monte Hagen, di Goroka, Bans, Minji, fino a quelle di Mendi, negli altipiani meridionali. La festa del Moga è il momento in cui si rinsaldano le alleanze, ma costituisce al tempo stesso una minacciosa dimostrazione di forza. L'importanza sociale che questa cerimonia riveste è dimostrata dalle migliaia di preziose penne di uccelli del paradiso che vengono ostentate con solennità da tutte le tribù di una regione vasta quanto la Svizzera. Compiamo un salto di 600 km verso est, tra le isole dell'arcipelago di Bismarck. Questo è un megapodio, un uccello caratteristico della Nuova Britannia. Etimologicamente, il suo nome significa dai grandi piedi. La maggioranza degli uccelli di questa famiglia costruisce dei cumuli conici di foglie e terriccio che fungono da incubatrici naturali. Il calore che la vegetazione in decomposizione sviluppa al loro interno favorisce la schiusa delle uova. In Nuova Britannia, il megapodio di Freycinet lascia le foreste pluviali per deporre le uova nel terreno caldo e asciutto delle zone vulcaniche. I maschi e le femmine sono molto simili, grandi più o meno quanto una gallina. Si accoppiano nelle foreste e raramente i maschi si avvicinano ai luoghi di nidificazione. Ma anche le femmine, poco dopo aver deposto le uova, raggiungono nuovamente i compagni nella quotidiana ricerca del cibo. Tra le radici di questa foresta dell'era primaria, la femmina scava una galleria che supera talvolta il metro di profondità, fino a raggiungere il punto in cui il terreno mantiene una temperatura costante di 34 gradi centigradi, ideale per l'incubazione delle uova. La zona pullula di corvidi, pronti a predare le uova. Le femmine scavano 6 o 7 gallerie, una vicino all'altra, e in ognuna di esse depongono un uovo. Provvedono poi a richiudere le gallerie e abbandonano definitivamente il nido. Le uova si trovano ora al sicuro da predatori come maiali, varani e corvidi.
L'attività riproduttiva è particolarmente intensa durante la stagione asciutta tra maggio e agosto, quando il vento spira da sud-est. Alle prime luci del mattino, le femmine iniziano a scavare le loro gallerie nella zona vulcanica di Pochilli, vasta circa 400 ettari. La femmina si liscia le penne per renderle impermeabili, dopo aver strofinato il becco sull'uropigio, la ghiandola oleifera posta sul dorso. Dopo 6-8 settimane di incubazione sotterranea, il pulcino rompe il guscio con le grandi zampe. La sua pelle è ancora delicata e per questa ragione la punta di ogni artiglio è ricoperta da una membrana bianca che presto scomparirà. All'interno del guscio, l'allantoide assicura al pulcino l'ossigeno necessario. Grazie alla lunga incubazione, le penne delle ali si sono già sviluppate. Alla schiusa, l'allantoide perde la sua funzione e il pulcino deve passare alla respirazione normale. Con gli occhi ancora rivestiti di una membrana protettiva, il piccolo si fa strada nel terriccio friabile del cunicolo scavato dalla madre che non conoscerà mai. Le penne si asciugano nel corso del duro cammino verso la superficie. Il viaggio dura da 1 a 2 giorni. In tutta la zona di nidificazione, centinaia di piccoli megapodi si fanno largo nel terreno. Quando raggiunge la superficie, il pulcino è già in grado di volare. Uno strato di grasso lo proteggerà dal freddo e dalla fame dei primi difficili giorni. Dopodiché, protetto da un piumaggio particolarmente mimetico, inizierà a procurarsi il cibo da solo, cercando bacche e insetti nel sottobosco. È un pulcino solitario e autodidatta, senza fratelli ai quali unirsi, né una madre che lo protegga. Per sfuggire ai predatori, l'istinto lo guida subito al riparo della fitta vegetazione del sottobosco. Un uovo deposto sul terreno da una femmina spaventata ha vita breve. Stormi di corvi e altri uccelli sono sempre allerta, pronti ad approfittare dei più incauti e indifesi. Nelle sabbie vulcaniche ai piedi del monte Tavurvur troviamo un'altra area di nidificazione di megapodi, conosciuta col nome di Raulavat. Appartiene agli abitanti dell'isola di Matupit e si trova dall'altra parte della baia. Gli isolani sono tipici uomini Tolais, intraprendenti, cordiali, caparbi, impegnati politicamente, con un forte attaccamento alla loro terra, ma anche buoni marinai e pescatori. Durante la stagione asciutta, i coltivatori di noci di cocco e di cacao dispongono di tempo e si dedicano alla pesca e alla raccolta delle uova.
Dalle foreste sull'altro lato della baia, gli uccelli compiono un volo di 8 chilometri per raggiungere Raulavat e deporvi le uova. Qui gli uccelli scavano nella sabbia morbida vicino alla riva. Un'unica striscia di foresta li separa dalle piantagioni di noci di cocco. Gli uccelli che vengono a deporre qui le loro uova sono così numerosi che sembra di entrare in una grande aia. Il sovraffollamento accende l'aggressività e un comportamento fortemente territoriale. Una femmina affronta un intruso che si è avvicinato troppo alla sua zona di scavo e manifesta la propria ostilità con beccate e atteggiamenti aggressivi. La rivale ci riprova, ma decide infine per una saggia ritirata. Quando gli uomini vengono qui per raccogliere le uova, le femmine di Megapodi non si allontanano e attendono, appollaiate sui rami più bassi degli alberi. I crateri attivi della Nuova Britannia sono ancora potenziali portatori di morte e distruzione per l'uomo. Ma è il loro calore a garantire la vita dei megapodi. C'è dunque un equilibrio anche nella furia del vulcano. Tanto dà e tanto toglie ai sudditi del suo regno di fuoco.